tragedia nelle montagne bellunesi dove perde la vita l'imprenditore e assessore comunale di Cordignano Remo Salatin, fatali per lui le ferite riportate nella caduta. Ad Aviano derubato un ambulante al mercato, a Sacile un ladro acrobata deve invece desistere per l'arrivo dei proprietari. Codroipo fa il giro d'Italia, via i bambolotti di colore negli asili nido, scoppia la protesta, nei nostri studi l'assessore comunale Tiziana Cividini. Aperti oggi a Pordenone gli ambulatori medico-sportivi nella sede del CONI, una giornata attesa da 18 anni. E questi sono solamente alcuni titoli di un ricco telegiornale del Nord-Est che si apre. Ben trovati ovviamente, gentili telespettatori, tante davvero le notizie in questo primo giorno della settimana che ci accompagnerà al weekend dell'8 di dicembre, la festa dell'Immacolata. Tante le notizie, tra cui anche alcune ultime ore, in particolar modo un incidente avvenuto proprio poco fa in A28 e poi un incendio ad Arzene, oltre alle notizie che avete sentito in apertura. E poi c'è questa notizia che sta un po' impazzando dalla giornata di ieri, questi bambolotti di colore vietati negli asili nido, in particolar modo nell'asilo nido in quel di Codroipo. Poi avremo un collegamento tra pochissimo con la nostra redazione di Tavagnacco con Omar Costantini. E poi il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani che ci ha appena raggiunto in studio con delle novità importanti. E poi via via tante le notizie anche sull'economia, ma non solo, la cronaca che purtroppo ancora ci sottopone fatti legati ai furti, davvero clamoroso quello avvenuto al mercatino appunto di ieri con 8.000 euro circa di valori prelevati. Ma ne parleremo nel corso del telegiornale. Andiamo subito a presentarvi quella che è la domanda che il direttore Alberto Comisso vi ha sottoposto nell'ultima edizione del nostro telegiornale. Gino Strada attacca il governo, disegno di legge sulla sicurezza, puro fascismo. Sei d'accordo? Ebbene, ci avete risposto davvero in molti, come sempre. Noi vi ringraziamo per questo, perché è un campione importante. No al 90% e sì al 10%. Veniamo al fatto del giorno, che non è solamente un fatto del giorno che riguarda il nostro Nord-Est, il Friuli Venezia Giulia. È un po' una notizia di carattere nazionale, ripresa un po' da tutti i media, e quindi abbiamo voluto anche sottoporvi, poi la approfondiremo ovviamente anche con il collegamento in quel di Udine. Codroipo, no ai bambolotti di pelle scura negli asili nido. E questo è quello che vogliamo domandarvi, al di là poi di quella che è la disputa politica, al di là di quello che può essere anche la presa di posizione. Il tema è quello dei giocattoli appartenenti a culture diverse dalla nostra, i bambolotti con la pelle scura che pare insomma vengano banditi dall'asilo comunale di Codroipo. Un emendamento approvato dalla maggioranza nell'ultimo consiglio comunale è stato abolito ogni riferimento alle diverse culture e alle culture di provenienza degli alunni. Una decisione che secondo soprattutto le minoranze, il centro-sinistra, finirà per mettere al bando bambolotti con la pelle di colore diverso da quella bianca, ma anche strumenti musicali che vengono utilizzati in altri paesi o giocattoli che possano ricordare appunto culture diverse. C'è stata anche una precisazione da parte dell'amministrazione comunale, sentiremo anche il parere, cercheremo di andare dentro la notizia, cercheremo di fare chiarezza per darvi ovviamente l'informazione corretta. E tra poco ovviamente avremo anche un collegamento in quel di Udine con un assessore proprio di Codroipo. Ma non c'è tempo da perdere, apriamo subito il telegiornale. Come dicevamo in apertura, andiamo in A28 perché poco fa un'auto si è rovesciata in comune di Gruaro lungo l'autostrada, come detto, A28 in carreggiata nord verso Pordenone. Tre gli occupanti, uno di questi rimasto incastrato, è stato liberato dai vigili del fuoco di Porto Gruaro. Le sue condizioni sono state giudicate molto gravi, l'autoambulanza proprio pochi minuti fa ha fatto rientro in ospedale nella città sulle rive del Lemene. Nel prossimo collegamento con il Veneto maggiori dettagli.
Abbiamo letto dai titoli dolore e sconcerto a Cordignano, cade dalla scarpata e muore, una tragedia nelle montagne bellunesi, addio all'imprenditore e assessore comunale Remo Salatin. Il servizio. Di caccia con un amico quando improvvisamente è accaduto il peggio. Tragedia ieri mattina attorno alle 11 tra le montagne bellunesi sul Venal di Montaness a circa 1000 metri di altezza. Un uomo di 55 anni, Remo Salatin, imprenditore e assessore comunale a Cordignano, nella Marca Trevigiana, è morto a seguito delle ferite riportate in un'improvvisa caduta. Secondo una prima ricostruzione, infatti, l'uomo sarebbe scivolato facendo un volo di una cinquantina di metri finendo in un canalone. Inutili per lui i tentativi del SUEM 118 di Pieve di Cadore, giunto sul posto con l'elicottero. A dare l'allarme era stato il compagno di caccia, che non aveva più visto il 55enne. Il corpo dell'uomo è stato notato proprio dall'elicottero durante una ricognizione su richiesta dei carabinieri. Una squadra del soccorso alpino dell'Alpago è stata accompagnata in quota per provvedere al recupero della salma ed è poi rientrata a piedi. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai militari dell'Arma. Salatin era una personalità molto nota non solo a Cordignano ma in tutta la Marca Trevigiana. Era assessore ai lavori pubblici, alla protezione civile, al patrimonio boschivo, all'ambiente, alla tutela del territorio in comune con il gruppo Cordignano Viva, ma in passato era stato anche consigliere provinciale tra le fila di Forza Italia. Imprenditore nell'omonima cantina, nel 2014 era stato anche insignito del titolo di ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. È grande il dolore a Cordignano, abbiamo sentito questa mattina il sindaco Alessandro Biz che ricorda l'assessore. Una grave perdita per tutta la comunità di Cordignano, se n'è andata una persona straordinaria e unica per l'impegno che ha sempre dato nei confronti degli altri, della collettività nel ruolo di assessore, ma anche nelle tante iniziative che lo hanno visto coinvolto. Una persona anche dalla straordinaria capacità di relazionarsi con gli altri, di riuscire sempre a trovare la quadra anche nelle situazioni più difficili. È una mancanza che sarà veramente, che lascerà un vuoto incolmabile. Ecco, immagino che avete appreso la notizia ieri in serata, no? Perché poi o già nel pomeriggio, se non erro. Ma io ho appreso la notizia da un giornalista di un quotidiano online che aveva appena ricevuto un comunicato stampa del soccorso alpino, quindi mi hanno chiamato e sinceramente ho detto a questo giornalista, che non conoscevo dalla prima volta che lo sentivo, gli ho detto: spero che sia un brutto scherzo questo qui, perché non posso credere che una persona così nel pieno della sua attività che abbiamo visto fino al giorno prima possa essersene andata così improvvisamente. Da quanto tempo vi conoscevate? Ma Remo lo conosco da tantissimi anni, però sicuramente gli ultimi 2 anni e mezzo, da quando sono entrato nella squadra di Cordignano Viva come sindaco, si è formato un rapporto molto stretto sia dal punto di vista professionale e sia dal punto di vista umano e di amicizia. Era sempre presente praticamente tutte le mattine in municipio, ci vedevamo tutti i giorni, ci sentivamo anche più volte al giorno, quindi è stato proprio un fulmine a ciel sereno. C'è già qualche novità sui funerali? Si sa già o è ancora prematuro? O mercoledì o forse ancora più probabilmente giovedì. Perfetto. Però la data non è ancora stata fissata. E questo era il sindaco di Cordignano in una giornata davvero di dolore per tutta la comunità, abbiamo visto anche il comune appunto. Cambiamo argomento perché i vigili del fuoco che sono al lavoro in quella di Arzene proprio in questi minuti per l'incendio del tetto di un'abitazione in via Grava, al lavoro la squadra di Spilimbergo, non ci sarebbero per fortuna dei feriti. Andiamo ora nell'Udinese con una storia legata
legata ad una violenza sessuale con un insegnante sospeso dal servizio. Omar Costantini. Avrebbe più volte molestato e fatto apprezzamenti nei confronti di 11 alunne, tutte minorenni. Per questo motivo un insegnante di un istituto superiore di Udine è stato sospeso dall'insegnamento con l'accusa di molestie e violenza sessuale. Il caso risale principalmente allo scorso anno scolastico. Le indagini, condotte dalla squadra mobile della Questura e coordinate dalla locale procura, erano state avviate nei mesi scorsi dopo le prime segnalazioni fatte anche alla dirigenza scolastica dai coordinatori di classe e dagli insegnanti, che avevano raccolto le confidenze delle ragazze, le quali non hanno fino a questo momento presentato denuncia. La drinazione nel Pordenonese: ad Aviano derubato un ambulante al mercato e a Sacile, pensate, un ladro acrobata deve desistere per l'arrivo dei proprietari. Un ambulante è stato derubato ieri mattina in centro ad Aviano all'altezza del campanile parrocchiale durante la preparazione del mercatino anticamente. Tra le 7 e le 7:20 infatti un ignoto malfattore ha approfittato della momentanea assenza del commerciante, un 76enne di Montereale Valcellina, riuscendo ad appropriarsi di 4 valigie contenenti carta moneta e monete degli Stati europei, oltre a dollari statunitensi da collezionismo per un valore di circa 8.000 euro. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'arma che stanno seguendo le indagini, il ladro è riuscito ad entrare in azione rompendo la serratura della copertura in plastica del carrello a rimorchio. A Sacile invece i carabinieri sono intervenuti in un'abitazione in via Carducci di proprietà di un 68enne che ha denunciato, come sempre ieri tra le 12 e le 17 in sua assenza, ignoti si sono introdotti asportando un orologio di poco valore dopo aver rovistato tra mobili e cassetti. Infine, sempre a Sacile, un ladro acrobata ha dovuto abbandonare l'abitazione di un palazzo situato in via Canova dopo essersi introdotto al terzo piano. Il malvivente, arrampicandosi sulla grondaia, ha rotto il vetro della porta finestra e una volta dentro ha bloccato la porta d'ingresso con un mobile. All'arrivo del proprietario, un 63enne, attorno alle 18:30, è fuggito senza portar via nulla, sempre dalla grondaia. E i carabinieri di Polcenigo invece, dopo aver arrestato lo scorso ottobre un 21enne di Caneva con l'accusa di tentato omicidio, sviluppando le indagini correlate al grave evento delittuoso, hanno dimostrato come il soggetto era anche dedito a attività di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri hanno dimostrato numerose cessioni di marijuana, hashish e in un'occasione anche di MDMA, appunto alla prefettura di Pordenone. Non sono stati segnalati 15 consumatori di età compresa tra i 18 e i 22 anni residenti nei comuni di Caneva e Fontana Fredda, operai, studenti, camerieri incensurati che tra il 2016 e il 2017 si erano rivolti alla giovane di Caneva proprio per approvvigionarsi delle illecite sostanze. Incidente stradale ad un passaggio a livello a San Vito al Tagliamento. Sentiamo i particolari nel servizio di Rosario Padovano. Vittima di un colpo di sonno mentre attraversa il passaggio a livello sulla linea ferroviaria Portogruaro-Casarsa, esce di strada e finisce contro il guardrail. Protagonista un 25enne di Parma, domiciliato nella zona di San Vito, dove lavora la zona industriale di Ponte Rosso. L'incidente è avvenuto ieri, poco dopo le 3. Il giovane si trovava alla guida di una berlina BMW. All'insidioso passaggio della località Gleris, caratterizzato da una piccola salitella e da una curva da affrontare con cautela, è finito sul dritto, andando fuori strada. L'auto si è infilata sul guardrail, con l'effetto di una lama nel burro. L'automobilista, pur malconcio, si è salvato. Un miracolo. L'alcol test eseguito dai carabinieri ha dato un esito positivo, ma il giovane ha evitato di poco la confisca del mezzo e la denuncia penale. Sul posto il soccorso stradale di Ferrarese. La sera prima, in A28, si era verificata un'uscita di strada nel territorio compreso tra Cinto e Sesto. Un automobilista ha perduto il controllo della sua Passat, andando a collidere contro il guardrail. Sul posto, la polstrada per i rilievi. Il cittadino, di nazionalità tedesca, se l'è cavata.
Allora andiamo ad Udine perché mi dicono che è arrivato l'assessore Tiziana Cividini, assessore comunale a Codroipo. Parliamo ovviamente della questione che sta facendo un po' il giro d'Italia. Io ringrazio l'assessore ovviamente per essere in nostra compagnia e cedo subito la linea al collega Omar Costantini. Sì, allora come hai detto tu giustamente Alessio, è venuta fuori quest'oggi la notizia, insomma è stata una vera e propria, mi sia consentito il termine, bomba a mano mediatica, in pochi attimi ha fatto non solo il giro d'Italia ma addirittura ha sconfinato in Svizzera, in Francia, come ci confermerà la stessa assessore di competenza. Allora, visto che è in un certo senso stata presa per i capelli, io immediatamente appena uscita la notizia sono andato a cercare, perché ogni tanto i social network si usano bene, no? In certi casi, ho contattato l'assessore. Allora, meglio della televisione dove si parla e si chiarisce a 360 gradi senza trucco e senza inganno, ho voluto qua. Allora, no ai bombolotti di pelle scura nell'asilo di Codroipo. Cosa sta succedendo a Codroipo, assessore? Intanto grazie per avermi dato appunto la possibilità di chiarire, grazie a Telepordenone. Il discorso è molto semplice, noi dovevamo passare in Consiglio Comunale le modifiche al regolamento per l'accreditamento in modo da poter accedere ai finanziamenti per gli asili nido. Il regolamento era stato emanato nel 2017 e prevedeva che venissero adottate alcune, diciamo, linee guida intese a superare eventuali forme di emarginazione o disagio, e quindi che questa cosa venisse esplicitata appunto negli articoli dei vari regolamenti. Certo. Noi abbiamo passato effettivamente queste modifiche in Commissione Statuto e Regolamento, era uscita una prima formulazione, successivamente in Consiglio Comunale è arrivato questo emendamento da parte della maggioranza che a mio avviso assolutamente raccoglieva tutte quelle che sono di fatto le indicazioni appunto previste per l'accreditamento e andava anche secondo me nel senso di un miglioramento. Chiaro. Perché di fatto non so se vogliamo rimanere, eccolo, perché se io potessi, grazie. Le spiego, perché abbiamo anche i tempi contingentati. Perfetto. Però noi mi permetto di rubare due minuti in più ai colleghi del TG di Pordenone, perché dobbiamo spiegare, però senza fare gossip o le solite cose che si sente, andiamo nel concreto a capire il perché è venuto fuori questa. Allora, se lei mi permette, io le leggo di fatto i due articoli che sono stati approvati dalla maggioranza nel corso del Consiglio. Allora, articolo 1, finalità. Il nido d'infanzia è un servizio educativo di interesse pubblico volto a promuovere un armonioso sviluppo delle diverse potenzialità delle bambine e dei bambini di età compresa fra 3 mesi e 3 anni, nel rispetto dell'identità individuale di ognuno di essi. Al compimento del 36esimo mese i bambini hanno diritto alla conservazione del posto fino al termine dell'anno educativo. Opera in stretta collaborazione con la famiglia e non in alternativa ad essa, sostenendo le capacità educative dei genitori, favorendo la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, concorrendo alla prevenzione delle situazioni di svantaggio psicofisico e sociale. Qui arriva il periodo tanto vituperato e incriminato, con lo scopo di favorire in ogni bimbo la possibilità di svilupparsi ed esprimersi liberamente, contando su interventi educativi che gli consentano, senza inibirlo, di orientare le proprie energie verso comportamenti in cui egli riesca a stabilire proficue relazioni e a manifestare in modo costruttivo la propria iniziativa ed inventiva, supportato da adeguati materiali ludico-didattici. Andiamo avanti, articolo secondo, certo. Metodo di lavoro. Mi piacerebbe che lei sottolinei i propri passaggi fondamentali. Ma infatti. Perché se no altrimenti devo... Guardi, il tema supportato da adeguati materiali ludico-didattici secondo me già fa comprendere come questa sia stata una polemica
direi veramente strumentale, strumentale, insussistente in termini proprio di concretezza della polemica, tant'è che mi viene da chiedere, perché posso capire come un esponente politico di minoranza mi permetta, decida. Assessore, possiamo dire che lei in questo momento in esclusiva nazionale sta replicando a quello che è uscito oggi, nel senso che lei in questo momento le sta dando in diretta quello che effettivamente è il regolamento? Ma questo è di fatto il regolamento e mi l'ha fa piacere. Le dà la possibilità di parlare. Ma io lei le dico, io credo che nazionale. Questo sia il problema di fatto, che troppe testate abbiano scritto, troppi media abbiano parlato, senza premurarsi di acquisire il testo. E noi non facciamo testo, parte, come vede TPN, non fa parte di quella schiera. Grazie. Noi siamo una voce libera che dà lo spazio a tutti, chiaramente nel contesto dell'informazione, siamo una voce fuori dal coro. Il voyeurismo non ci si addice e diamo spazio a tutti. Ma io credo che andiamo questa sia la deontologia professionale. Andiamo a chiudere, altrimenti mi casco. Allora, arriviamo al dunque, al nido: ogni azione è svolta nel rispetto delle diverse fasi di crescita dei personali, ritmi di sviluppo, garantendo a tutti i piccoli uguali possibilità di sviluppo e di mezzi espressivi e contribuendo a superare i dislivelli dovuti a differenze di stimolazioni ambientali e culturali. Bene. So che anche il collega Conforti da Pordenone vuole rivolgere una domanda, perché giustamente anche nel Veneto e anche di là, come abbiamo detto, l'onda d'urto c'è stata, no Alessio? Certo. Sì, 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 Omar, benissimo. Io ringrazio l'assessore per la sua presenza ed anche per aver da un certo punto di vista spiegato un po' meglio, però noi dobbiamo fare anche informazione cercando di essere anche chiari per i telespettatori. La notizia che è uscita è questa, che i bambolotti con la pelle scura sarebbero vietati in asilo nido. Assessore, è vero o non è vero? Ma le pare che, guardi, è una notizia, purtroppo, torniamo al discorso dei mezzi di comunicazione. Io no, credo, ma la notizia è vera o falsa? Ma no, ma guardi, ma cioè, è ridicolo, nel momento in cui si sta parlando, come sottolineavo prima, di adeguati materiali ludico-didattici, sarà cura degli insegnanti valutare quali possano essere gli strumenti migliori per fare in modo che ogni bambino che frequenta il nido abbia la possibilità di crescere in modo armonioso. Tradotto in italiano vuol dire che comunque sarà compito dell'insegnante dare parere positivo o negativo alla presenza di questi bambolotti di colore all'interno. Non è che il comune dice no, da questa mattina è vietato. Ma le dirò un'altra cosa, che se l'insegnante ritiene di adottare altri tipi di bambolotti che magari vadano a portare i piccoli a contatto con magari la realtà di, non lo so, bambini con differenti dotazioni fisiche, per dire, faranno anche in quel caso loro le valutazioni parlando di accessibilità piuttosto che di altre situazioni comunque che possono essere in qualche modo degne di attenzione e che possano costituire dei problemi da superare. Mi sembra che tutto sia chiarito, abbiamo ripetuto, insomma, non esiste nessun veto da parte del comune che ha vietato questa presenza di bambolotti all'interno, l'ha detto qua in diretta, senza trucco, senza inganno. Pare che la polemica, come aperta, si chiuderà, ma sono convinto che insomma ne torneremo a parlare e soprattutto resteremo sul pezzo anche per sentire insomma se effettivamente quello che l'assessore e poi chiaramente il sindaco, che è il primo cittadino, attuerà o meno. Noi siamo operativi, siamo sempre pronti e guardi, in qualsiasi istante interverremo. Allora io ringrazio intanto l'assessore che cortesemente è venuta ospite da noi a chiarire le cose e ripasso la linea a Pordenone al collega Alessio Conforti. Grazie, grazie Omar e complimenti e grazie anche all'assessore ovviamente, perché il bello è anche questo del confronto, se si sente una parte sola poi si fa fatica anche a comprendere, poi a dire al telespettatore appunto qual è il punto di vista, entrambi i punti di vista. Con il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani, ben ritrovato, cambiamo argomento, parliamo un po' di scuole, restiamo in tema scolastico ma sotto un altro punto di vista, perché ci sono delle importanti novità relative proprio agli istituti scolastici, un investimento importante.
Beh, di fatto da quando ci siamo insediati abbiamo investito moltissimo nel sistema scolastico di proprietà comunale, quindi parlo di scuole medie, elementari e di scuole di infanzia, parlo di milioni di euro. E già nel bilancio di previsione dell'anno scorso avevamo messo delle poste importanti per continuare questa linea di coerenza e di risposta nei confronti degli operatori della scuola, delle famiglie e ovviamente dei ragazzi che le scuole frequentano. Nel corso dell'ultima giunta abbiamo stanziato ulteriori 128.000 euro per rafforzare il piano dell'offerta formativa e anche per altre necessità didattiche delle scuole, ma non ci siamo fermati qui. Dato che Pordenone ha delle eccellenze nel campo musicale legato proprio alle scuole, ogni istituto comprensivo sarà beneficiario di un'altra somma per potenziare questi indirizzi scolastici. Abbiamo stanziato inoltre, abbiamo previsto nel previsionale che approveremo a fine dicembre, altri 800.000 euro per il completamento della scuola 4 novembre, intervento che si unisce agli altri interventi importanti sulle infrastrutture scolastiche. Inoltre siamo in fase di completamento della fibra su tutte le scuole, quindi saranno scuole 4.0 a tutti gli effetti. Mancava sostanzialmente l'ultimo miglio, ma lo stiamo portando. Così come abbiamo dato anche 10.000 euro alla 4 novembre per dei progetti che possono attutire in qualche maniera il disagio e temporaneamente, mentre si svolgono i lavori, ovviamente i ragazzi devono stare su due plessi scolastici diversi, le maestre ci hanno chiesto un aiuto e siamo andati incontro. Quindi c'è un continuo interesse perché noi siamo convinti che la scuola sia un aspetto fondamentale. Ovviamente la didattica spetta ai professionisti, agli insegnanti, al comune però spetta a recuperare un gap infrastrutturale che per troppo tempo pesava sulle nostre scuole. Lentamente, progressivamente, ma via via in maniera crescente, ogni plesso, ripeto, dagli asili alle scuole medie sta avendo notevoli migliorie. L'ultima risposta ce l'attendiamo dalla Regione, che speriamo ci finanzi almeno il primo lotto, la prima tranche per la LOSD, che sarebbe la ciliegina, chiamiamola così, sulla torta. Anche perché, Sindaco, è importante da un certo punto di vista valorizzare, incentivare l'opera, no, delle scuole e soprattutto renderle moderne al passo con i tempi, perché ci sono altri paesi che da un certo punto di vista puntano molto in questa direzione. Lei diceva scuole 4.0, sì, però poi bisogna anche realizzare e metterle, no, a disposizione queste strutture 4.0. Assolutamente, guarda, noi abbiamo introdotto un sistema, solitamente si parla di partecipazione, di condivisione, di negoziato con gli stakeholder, no, con i portatori di interesse. Beh, noi da quando ci siamo insediati abbiamo avuto un costante, proficuo rapporto proprio con gli operatori della scuola, chiedendo a loro che cosa era indispensabile per rendere le aule più moderne, più rispondenti alle esigenze della didattica e ovviamente dei ragazzi. E progressivamente stiamo acquistando nuove tecnologie, computer, lavagne di ultima generazione, cioè fare in modo sostanzialmente che un po' alla volta, non si può fare tutto in un colpo, queste scuole possano stare al passo con i tempi. E mi pare che i risultati si stiano vedendo. Nel senso che c'erano almeno 20 anni di arretrato dove non si investiva nelle scuole del nostro comune, ed è un vero peccato perché questi ragazzi devono poter, ripeto, stare al passo con i tempi. La 4 novembre, voglio fare un esempio, diventerà una scuola 4.0 a tutti i punti di vista, anche dalla dislocazione dei banchi. Perché? Perché il dirigente scolastico ci porterà in una scuola veneta, una delle poche in Italia che ha adottato questi nuovi criteri, e noi andiamo a vedere cosa hanno fatto per poi mutuarlo e portarlo anche a Pordenone. L'importante è, sai cos'è, questo, che se io asfalto una strada, cosa che stiamo facendo, si vede. Se investo qualcosa come 5-6 milioni di euro nell'arco di un biennio nelle scuole, non sempre si vedono. Non è immediatamente tangibile, ma a noi interessa poco, perché non ci interessa tanto andare a capitalizzare dal punto di vista elettorale queste cose, quanto avere un grado di soddisfazione degli insegnanti e delle famiglie sempre più elevato. Anche se è vero che quando fai qualcosa nelle scuole poi alla fine non basta mai, ma siamo convinti che se in 2 anni e mezzo abbiamo fatto questo, continuando a mettere risorse importanti e milionarie sulle scuole, alla fine del quinquennio i risultati saranno più che evidenti. Grazie al sindaco. Grazie di Pordenone, Alessandro Ciriani. Ebbene, ci scrive il presidente della Lega Islamica del Veneto. Si sa che, insomma, in prossimità di Natale, lo abbiamo visto nei giorni scorsi, le polemiche divampano sotto ogni punto di vista. Ebbene, sentite questa presa di posizione, come detto, del presidente della Lega Islamica del Veneto. Come ogni anno in prossimità di Natale spuntano le polemiche sul presepe nelle scuole, ancora una volta direttamente o indirettamente si cerca di tirare in ballo i musulmani. Io spero però che questa sia davvero l'ultima volta, perché oramai come musulmani abbiamo detto, chiarito e sottolineato che nel vedere un presepe, cantare il Natale o ascoltare il nome di Gesù e di Maria a noi non dà alcun dispiacere, anzi basta leggere il Corano, dice Tanji Bukhaib, per sapere che per i musulmani Gesù Cristo è un grande profeta che ha compiuto miracoli. Gesù Cristo e la Vergine Maria si incontrano in circa 100 versetti del Corano, a
Aggiungo, dice ancora il presidente della Lega Islamica del Veneto, negli scorsi anni abbiamo acquistato pagine intere di giornali per fare gli auguri di Natale ai cristiani e a tutte le persone di buona volontà. Abbiamo donato presepi, abbiamo partecipato alle sante messe nelle chiese cattoliche. Le famiglie musulmane non si sentono quindi offese se nella loro scuola si costruisce un presepio. Ci passerebbe invece che si creassero occasioni per far conoscere a tutti, bambini e giovanissimi compresi, i fondamenti della nostra fede, i nostri luoghi di preghiera, le nostre tradizioni. È doverosa anche questa, leggere questa nota del presidente della comunità islamica del Veneto, che raccoglie un po' tutte le varie federazioni, il presidente Bouhaib Tanji. Andiamo ad Udine con un altro ospite del collega Omar Costantino. Sì, allora è venuto a trovarci Leonardo Barberio, che è consigliere regionale della Lega in Friuli Venezia Giulia. Allora, ha sentito Barberio l'intervento, era qui presente anche lei, ha sentito insomma quello che ha detto l'assessore a Codroipo, sì, sì. Nessun diniego, nessun veto, sarà poi la scuola a decidere cosa e come fare. L'ennesima volta si continua a fare delle fake news, a lanciare fake news solo esclusivamente per poter destabilizzare magari un'opera di governo e magari tirando fuori che la legge c'è, però dall'altra parte si evoca al fascismo, al razzismo, alle leggi razziali e via dicendo. La realtà dei fatti quali sono? Sì, è un po' diversa qua, per ogni cosa che si fa, anche andando incontro alla popolazione, ai nostri cittadini in difficoltà, veniamo segnalati come fascisti, non ho capito questa cosa. Sì, anche ieri ho letto sulla stampa l'intervento della Seracchiani che elencava tutti i risparmi che sono stati fatti con la legge 26, dicendo che l'amministrazione regionale attuale vuole tornare indietro al Medioevo con le province, eccetera. Sì, è facile dire, ho risparmato 10 qui, 10 lì, 10 là, totale 50, però non dicendo che ne hai spesi 100 da un'altra parte, perché lo sappiamo tutti, c'è uno studio della CGIA di Mestre e quant'altro che la sua riforma, la legge famosa, legge 26, il Panontin, Seracchiani eccetera, ha creato un aumento dei costi, non è che noi vogliamo tornare indietro. Ma non è il rischio, mi permetta Barberio, non è il rischio che riesumare troppo presto il passato appena sepolto, si rischi dall'altro di creare un nuovo carrozzone che alla fine fa lo stesso gioco? No, non vogliamo fare carrozzoni, abbiamo visto gli effetti negativi di questa riforma che ha creato malgoverno e aumento dei costi, quindi vogliamo fare degli enti, non lo sappiamo ancora, stiamo lavorando, non sappiamo se saranno quelli di prima o saranno comunque saranno diversi. Però si parla di elezioni. No? Prima cosa, ecco, saranno elettivi, quindi il cittadino potrà decidere i suoi amministratori, che è una cosa che considero democratica e che ci deve essere per forza, e comunque si occuperà di certe competenze ben delimitate e speriamo, siamo sicuri anzi, facendole in maniera migliore assolutamente. E chi vi punta il dito per dire creerete nuovamente, lo ripeto, l'ennesimo carrozzone e andrete addirittura a smembrare il ruolo dei sindaci sul territorio? No, assolutamente, vogliamo tornare a ribadire il ruolo fondamentale dei sindaci. Prima si voleva avere 18 sindaci soli, presidenti dell'UTI, che avrebbero dialogato con la regione e basta, non essendoci le province e i sindaci delle 18 UTI che avrebbero contato veramente poco. Adesso noi vogliamo tornare proprio ad avere un rapporto diretto con i sindaci. I cittadini, quando hanno un problema, che hanno l'acqua in casa o un lampione che non va, vanno dal sindaco, non vanno sicuramente dal presidente della regione o dal consiglio. Più che chiaro, senta proprio velocemente il telegrafico. Per concludere, per quanto riguarda la finanziaria, tutto a posto o dovremmo aspettarci l'arrivo dei franchi tiratori? No, penso di no. Anche in questi giorni, oggi, domani, ci sono i sindaci che vengono lì a parlare, tutti i sindaci, destra e sinistra. Non c'è più la differenza come prima, chi era inutile prendeva i soldi, chi non era inutile veniva messo da parte. Stiamo rilanciando, sicuramente non ci saranno lacrime e sangue. Dialogo aperto e ci saranno sorprese positive. Perfetto, grazie all'ospite, io ripasso la linea a Pordenone. Torniamo a Codroipo, allontanato un uomo dopo aver provocato danni a due attività commerciali, allora sentiamo i particolari nel prossimo servizio.
I carabinieri della stazione di Codroipo hanno deferito in stato di libertà per l'ipotesi di reato di lesioni personali, danneggiamento e violazione del divieto di ritorno nel comune friulano un 24enne marocchino residente in loco. Il giovane, in evidente stato di ubriachezza, si era recato presso due locali pubblici del posto e al diniego da parte dei gestori di somministrargli bevande alcoliche ha lanciato loro tavoli e bottiglie contro le vetrate, infrangendole. In particolare, in uno dei due locali, il marocchino ha aggredito il responsabile, causandogli lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. Marco Colbertaldo, negoziatore criminale, abbiamo sentito i fatti legati alla sicurezza. A che punto siamo verso fine anno? Perché, buonasera, intanto ben trovato. È un piacere mio. Piacere conforti. Nostro, che cosa ne pensa di questi ultimi fatti di cronaca, anche di questo ladro acrobata che appunto se l'è data a gambe, no, al ritorno dai proprietari? Che consigli dà lei ai proprietari che escono di casa, magari non hanno l'allarme? Insomma, c'è sempre da stare attenti, no? Sempre ormai. I tempi ormai, diciamo, sono tristi, sono questi. I furti sempre più su, tutto chiuso, luci forti esterne, evitare zone d'ombra e sperare poi che appunto probabilmente questo non succeda, perché effettivamente sono molto bravi, agilissimi, appositi sport fanno. È cambiato qualcosa rispetto agli anni scorsi secondo lei? Sì, ogni fine anno aumentano sempre di più, punto, no? Aumentano se, sì, di più. I poveri sono sempre in aumento, i soldi scendono e i ladri aumentano. È statistica questa. Non si può fare niente. I mezzi nostri sono molto pochi, purtroppo, e quindi... Però c'è un cambio di passo anche a livello governativo, me, sulla sicurezza almeno. A premio è molto migliora. È molto meglio, diciamo. Molto più forti siamo e più anche giusti e cattivi giusti. Quindi lei sposa la linea Salvini anche sul decreto? Al 100%. Come mai? Perché è seria, è fatta bene, anche se diciamo ci sono magari dei piccoli dettagli che sarebbe bene un attimo a mettere bene, tuttavia è molto bella, anche se... Se sempre si hanno i soliti che sempre vanno contro, ma soltanto per parlare, smettetela, non cambierà niente, smettetela, aiutate invece l'attuale governo, non sempre contro, ma senza motivo, smettetela, fate ora, attenzione, il nostro bene, non i vostri interessi, smettetela. La sento un po' carico stasera. Sono molto, molto carico io, in quanto io ci credo in questo decreto, ci credo in quello che io faccio e quindi sempre avanti. Grazie a Marco Colbertaro. È un piacere, dottor Conforti. Con noi, grazie. Sempre grazie. Un piacere. Violento litigio invece a Ponte di Piave, coinvolto un buttafuori, come ci racconta il collega Rosario Padovano. Grave episodio nella Marca. Arrivato all'ingresso della discoteca Nolita a Levada di Ponte di Piave nel fine settimana, si era visto respingere da un addetto alla sicurezza. Tempo fa aveva causato qualche problema all'interno del locale. Se n'è andato come se nulla fosse, per poi fare il ritorno un'ora e mezza dopo con un gruppo di amici italiani e giovani dell'Est Europa. Erano armati di bastone e spranghe con cui hanno tentato di forzare il blocco e entrare all'interno. Per lo sfortunato addetto alla sicurezza presente all'ingresso, un 27enne di Ormelle, Massimiliano Chillon, sono iniziati minuti da incubo. È stato preso a bastonate all'interno della discoteca e i clienti sono rimasti barricati in attesa dell'arrivo dei carabinieri. Il buttafuori è rimasto ferito al volto, rotti alcuni denti, ha dovuto ricorrere alle cure mediche, la prognosi di 30 giorni. I militari di Conegliano hanno identificato e denunciato due degli autori di questa spedizione punitiva.
Andrea, invece parliamo di sanità, andiamo ad Udine con il punto della situazione a seguito di un'ultima iniziativa, come ci raccontava Marco Stantini. No alla mercificazione dell'odontoiatria, sì alla tutela e promozione della salute. A ribadire i concetti cardine, il presidente della Commissione Albo Odontoiatri, Giovanni Braga, in occasione dell'assemblea annuale che ha raggiunto un altro no all'elenco, no all'istituzione di nuove professioni sanitarie che rischiano di determinare una pericolosa sovrapposizione di ruoli. Ricordo a tutti i cittadini, ha dichiarato il Presidente, che la diagnosi delle malattie del cavo orale è riservata esclusivamente ai professionisti iscritti all'albo degli odontoiatri. Esistono già le figure preposte, queste attività sanitarie non avrebbero alcuna logica deputare altre. Sul fronte dell'inasprimento delle pene per l'esercizio abusivo della professione, la Commissione esprime soddisfazione grazie ai risultati conseguiti dalla legge Lorenzin. Sul territorio del Friuli Venezia Giulia possiamo vantare una grande collaborazione con il comandante dei NAS, il capitano Fabio Gentilini, che si dimostra sempre sensibile verso le problematiche che interessano l'odontoiatria. La Commissione Albo Odontoiatri prosegue nella campagna permanente di promozione dei principi della prevenzione che passano attraverso i controlli regolari e soprattutto un corretto stile di vita sotto il profilo dell'alimentazione e del rifiuto di fumo, alcol e tutte le sostanze che creano dipendenza. Il prossimo anno anche nelle scuole primarie e secondarie del Friuli Venezia Giulia verranno organizzati incontri di sensibilizzazione. Si pensi ad esempio al tumore del cavo orale. I dati destano preoccupazione. Il nostro territorio, assieme a Veneto e Trentino Alto Adige, si posiziona al vertice della classifica con 180 nuovi casi per 100.000 abitanti ogni anno. Alessandro Basso, consigliere regionale in Friuli Venezia Giulia tra le file di Fratelli d'Italia. Beh, si parla di manovra finanziaria in commissione bilancio, ma anche diverse iniziative, no? in questa settimana appena iniziata. Facciamo un po' il punto. Sì, beh, questa diciamo è la settimana clou per la finanziaria che oggi è stata approvata in prima commissione. Abbiamo lavorato duramente negli scorsi giorni e adesso passerà in aula la prossima settimana, perché da domani invece saremo in aula per approvare la riforma sanitaria. Quindi, come dire, ci aspettano due settimane piuttosto intense dove porteremo a casa due leggi molto importanti. L'una, la finanziaria, che vede, come dire, il primo atto dell'amministrazione, della nuova amministrazione di centrodestra, della Giunta Fedriga. Abbiamo lavorato molto bene negli scorsi giorni perché abbiamo impostato quella che sarà poi l'attività d'aula. Allora, diciamo che in commissione viene sviluppata un po' la cornice essenziale delle norme e poi in finanziaria vengono aggiunti alcuni emendamenti, vengono impostate alcune attività, ma diciamo il filone è quello che viene dettato dalla Giunta e che è stato fatto in questi giorni. La riforma sanitaria invece ci vede impegnati da domani per andare a fare quel cambiamento che stiamo tanto attendendo e che poi dovrà avere dei passi necessari, conseguenziali per i cittadini, perché come l'abbiamo detto tante volte anche da questa emittente, bene il cambiamento della governance e della gestione complessiva del nostro sistema sanitario, adesso però bisognerà cominciare immediatamente dal giorno dopo, quindi da dopodomani, ad andare a ragionare su questioni, su indicatori concreti, quali le liste d'attesa, i medici di medicina generale, insomma tutte le cose che i nostri telespettatori conoscono fin troppo bene. Siamo soddisfatti perché abbiamo lavorato decisamente bene, è una finanziaria che vede, lo leggerete dai giornali, l'avete visto dalle dichiarazioni dell'assessore Zilli, vede una novità, l'introduzione del debito. Che cosa vuol dire fare debito in una regione? Significa fare degli investimenti. Ma sembrerebbe quasi il contrario in realtà, cosa vuol dire fare debito invece? È bene anche spiegare, no? Investimenti sì, di che tipo? Investimenti, ecco, gli investimenti non sono ancora stati sviluppati perché adesso ciascun assessorato ha avuto una suddivisione di un budget, perché come dei buoni padri di famiglia abbiamo individuato la somma che può essere gestita nei prossimi anni a livello di debito, come si fa a casa, diciamo, si deve fare il passo come la gamba. E adesso verranno declinati tra i vari assessorati secondo linee di sviluppo. È chiaro che la linea degli investimenti della sanità saranno poi le linee principali, e assieme all'introduzione, come è stato detto prima, di un nuovo sistema di geografia istituzionale, quindi l'abolizione delle UTI che di fatto ormai sono state completamente svuotate, per tornare ad un ente che per noi sarà davvero molto importante anche per la gestione del nostro territorio.
Bene, grazie ad Alessandro Basso, consigliere regionale del Friuli Venezia Giulia, tra le file di Fratelli d'Italia. Andiamo a Ravasletto, giornata del volontariato della protezione civile, perché c'era il governatore Massimiliano Federica, ma anche il vice Riccardi, anche Borrelli, direttore nazionale della protezione civile. Sì, e soprattutto è il cuore del Friuli Venezia Giulia, il cuore vero perché la nostra è la prima protezione civile a livello nazionale in qualità di efficienza, ma anche il cuore simbolico perché tutto quel volontariato che si è messo a disposizione delle nostre comunità nei momenti di difficoltà, anche quella che abbiamo vissuto nel mese di ottobre. Se non c'erano i volontari, se non c'erano coloro che durante anche il maltempo sono usciti, hanno aiutato le persone, hanno riaperto le strade, hanno fatto e permesso l'accesso ai boschi, hanno riportato l'energia elettrica e l'acqua insieme ovviamente a tutte le organizzazioni e le società correlate, oggi non potremmo vantare per l'ennesima volta il Friuli Venezia Giulia quale regione capofila per l'emergenza e per dare risposte ai nostri cittadini. Qui oggi il Presidente della Regione è qui per dire grazie a tutte queste persone che credono nel loro territorio e nel cuore di Friuli Venezia Giulia. Qui è nata la protezione civile, qui si fa una protezione civile d'eccellenza. Siamo qui oggi per ringraziare soprattutto i volontari e le volontarie che si impegnano ogni giorno quotidianamente. Poi una straordinaria menzione per quello che è stato l'opera prestata nel corso di questo ultimo mese, dove questa regione come altre regioni sono state pesantemente colpite dagli eventi meteorologici avversi. Significa una grande responsabilità perché questa grande organizzazione di volontari è nata qui, è figlia della storia del terremoto, non dobbiamo mai dimenticarlo. Tanto oggi abbiamo proprio venire qui in montagna, al centro delle zone colpite, per ringraziare i nostri volontari e per dar dimostrazione che il sistema funziona, dà risposte e abbiamo visto che soltanto in qualche giorno siamo riusciti a ritornare alla normalità. Ecco noi Cristiano Pizzo, perché ci sarà, e ce lo dice lui, si può dire praticamente in anteprima, questo incontro tra governi e sindacati sulla manovra di bilancio. Finalmente, forse direbbe qualcuno, almeno immagino lo diranno le parti sindacali. Eh sì, meglio tardi che mai. Ormai sembra ufficiale, insomma, il Presidente del Consiglio ha comunicato alle organizzazioni sindacali la disponibilità a incontrarli, i nostri rappresentanti nazionali. Questa è di per sé una buonissima notizia e sono contento perché altri rappresentanti del governo invece avevano fatto delle dichiarazioni direi inopportune sostenendo che non c'era bisogno di incontrare le organizzazioni sindacali perché questi parlamentari si sentivano di fatto già legittimati a rappresentare in tutto per tutto il popolo. Ecco, io credo che bisogna essere seri. Ci si deve confrontare tutti sulla situazione del Paese, sulle proposte che ci sono da una parte e dall'altra, ben venga questa riunione, questo incontro, sembra appunto il 10 di dicembre e noi auspichiamo che non sia solo un momento per conoscerci, ma sia un momento di affrontare seriamente i problemi del Paese. Mi verrebbe anche voglia di dire, vede, che prima non si doveva incontrare il sindacato, adesso lo si incontra. Prima una grande battaglia per andare al 2,6 se non sbaglio, la prima ipotesi nel rapporto deficit-PIL, adesso siamo passati al 2,4, adesso al 2%. Prima subito il reddito di cittadinanza, poi invece lo possiamo rimandare, subito la quota 100, poi la possiamo rimandare. Ecco, abbiamo passato dei mesi a vedere un braccio di ferro con l'Europa da parte del governo che francamente ci saremmo potuti risparmiare, perché era un braccio di ferro senza la minima possibilità di spuntarla e oggi c'è un bel passo indietro e però nel frattempo i cittadini si sono trovati ad affrontare qualche mese con lo spread a 300 punti e sono tutti risultati che pagheranno i cittadini nei prossimi mesi. Quindi ecco. Si poteva anche evitare. Basterebbe un po' di buon senso e di disponibilità nei confronti, insomma, reciprocamente, per arrivare a un confronto, dopodiché, per carità, non è detto che si trovi un accordo, ma quello di ascoltarci, quello di evitare provocazioni, quello di essere meno arroganti anche nei confronti dell'Unione Europea,
sarebbe opportuno in una situazione in cui ogni dichiarazione un po' fuori le righe può provocare degli sbalzi dei mercati e quindi di punti come lo spread, che poi, lo ripeto, pagano i cittadini, non nell'immediato, nel 2019, insomma, vedremo purtroppo i risultati di questi mesi con lo spread al 300 punti. Mi sento un po' pessimista in chiusura. Non è un bel momento per l'economia del paese, per l'economia della regione e nemmeno per quella del territorio. E questi segnali, io ripeto, con anche viziati da un po' di arroganza, non aiutano. Spero invece che il Presidente del Consiglio, così come lancia questo messaggio in queste ore in cui è disponibile a incontrare il sindacato, il Presidente del Consiglio sia veramente il protagonista di una nuova fase e che assuma lui, come peraltro prevederebbe il suo ruolo, la responsabilità di gestire il governo e di portare a casa dei risultati per i cittadini, per i lavoratori, per i pensionati. Grazie a Cristiano Pizzo per essere stato con noi. Grazie a voi. Ovviamente. Andiamo subito ad Udine con il Presidente della Commissione Cultura del Senato, Mario Pitoni, con Omar Costantini. Sì, è venuto a trovarci l'onorevole Mario Pitoni, oggi non in veste, come si dice, di istruzione, ma per parlarci di un importante obiettivo ottenuto sul campo, quello di spostare definitivamente la linea ferroviaria presente adesso, diciamo la linea storica che collega la stazione di Udine a Bivio Vat, utilizzando la nuova linea in trincea esterna alla città, no? Sarebbe un successo incredibile. Attenzione, no? Che questa è solo una tappa, cioè certo. In consiglio comunale sono riuscito a far passare praticamente all'unanimità una mozione che chiede il ritiro delle firme del sindaco di Udine e dell'assessore regionale da un accordo con Rete Ferroviaria Italiana che dava ulteriore tempo a Rete Ferroviaria Italiana sulla dismissione di una tratta che i cittadini udinesi non vogliono più perché crea un sacco di problemi. Credo che siamo... E che Udine sia l'unica città capoluogo ad avere ancora una linea di superficie all'interno, passa attraverso la città, all'interno della città. E è importante che tutti i partiti abbiano votato a favore della mia mozione perché mi dà massima potenza di fuoco a Roma per poter intervenire e andare a correggere, certo, spero finalmente in maniera concreta, il piano nazionale dei trasporti. Senta Pitoni, mettiamo al caso che in breve tempo il tutto vada in porto, in concretezza cosa cambierà non solo per la città ma per il trasporto ferroviario in Friuli Venezia Giulia? Ma intanto la tratta esterna, che è assolutamente moderna, ha bisogno solo di qualche rifinitura, non si ha tempi per i pendolari che arrivano dalla montagna. Si parlava di 4 minuti di differenza. No, assolutamente, per il semplice motivo che intanto la differenza è solo di 4 chilometri, non 10 come ha detto qualcuno, e poi perché la tratta è cittadina e viaggiava a velocità bassissima e spesso anche doveva fermarsi, mentre la tratta esterna è molto più scorrevole, per cui quasi si azzererebbero, certo, i tempi. E poi con la dismissione c'è un risparmio e sulla manutenzione che potrebbe portare addirittura a una riduzione del costo del biglietto e dell'abbonamento. E soprattutto la riconversione della linea storica in pista ciclopedonale, no? Esatto, ecco questo, perché diciamo è il tratto mancante che finalmente andremo a coprire utilizzando proprio la ex tratta ferroviaria, certo, a quel punto. Senta, per concludere, in tempi tecnici, secondo lei, mettiamo a caso che, visto che ha la potenza di fuoco e ha tutto l'arsenale disponibile, in tempi tecnici la fattibilità dell'operatività? Nelle commissioni ci siamo presi 4 mesi di tempo per andare a correggere il piano che era stato allestito dal governo precedente. Mancano 3 mesi. Sì. Se riusciamo finalmente a portare a casa il risultato, cioè che finalmente e Rete Ferroviaria Italiana rinunci alla tratta interna, penso che nel giro di pochi mesi si possa rendere operativa la tratta. Fine 2019, primi 2020. Anche per il traffico. Bene, grazie all'onorevole Pitoni per la partecipazione, ripasso la linea a Pordenone. Grazie, andiamo a Paluzza con l'inaugurazione del ponte di Timau, sentiamo. È uno dei tanti interventi che si sono già organizzati subito dopo l'emergenza e il maltempo. Oggi
in tempi record, voglio, mi pare possiamo dirlo, viene abilitato a, all'utilizzo dei cittadini che ovviamente erano isolati a causa di questa infrastruttura che era caduta. Io non posso che ringraziare l'ANAS che ha collaborato con la Protezione Civile per risolvere questo problema. È stato un lavoro fatto insieme anche con l'amministrazione comunale. Insomma, lo schema organizzativo funziona e quindi questi sono i risultati. In questi casi così drammatici è ovvio che è necessaria la collaborazione di tanti soggetti, di tanti enti. In questo caso l'ANAS è stata bravissima e devo complimentarmi perché ha fatto un lavoro in pochissimo tempo e ha dato risposta a quelli che sono poi un quartiere intero di questo paese. Omaggi continui a Filippo Acampora, il bimbo dodicenne di Portogruaro deceduto la scorsa settimana. Sentiamo il servizio. L'omaggio della politica locale di Portogruaro al dolce sorriso di Filippo Acampora, il dodicenne scomparso per un'emorragia cerebrale. In un moto spontaneo il Movimento 5 Stelle, che avrebbe dovuto presentarsi con il proprio gazebo sulle Stone in centro storico sabato mattina, ha chiesto e ottenuto di posizionarsi il giorno dopo, sebbene gli aderenti al movimento per la domenica avessero degli impegni con le rispettive famiglie. Intanto in via San Pio X è caduto dal muro lo striscione che alcuni tifosi del Teglio Veneto Calcio avevano affisso poche ore prima dei funerali. È caduto forse per un malinteso, forse per la volontà di qualcuno, forse perché il nastro isolante è ceduto. Tuttavia comunque nessuno ha pensato di rimuovere il drappo. Oggi a Portogruaro sono riprese le lezioni a scuola, dopo il ponte vacanziero, l'ennesimo, stavolta per la celebrazione di Sant'Andrea. Alla scuola media dell'Istituto Vescovile Marconi il lutto continua. Anche ieri tutte e tre le bandiere issate sui tre pennoni all'ingresso di via del seminario erano listate con il nastro nero. A Portogruaro è iniziata una settimana dura e difficile, che in tempi brevi dovrebbe essere caratterizzata, si spera già domani, dalla riapertura della pizzeria da Mario, gestita dal padre di Filippo, Nicola Acampora. Molti cittadini portogruaresi hanno espresso in questi giorni come forma di solidarietà il desiderio di tornare a mangiare una pizza per dimostrare l'affetto verso la famiglia. D'altronde anche Don Oriolda Marson dal Lambone del Duomo, sabato ai funerali, aveva invitato i fedeli a stare accanto ai genitori e ai parenti. Andiamo in Veneto con l'ospite di Rosario Padovano. Grazie, prendiamo la linea dal Veneto. Che ti ciuto? Un'imprenditrice molto attiva nel portogruarese, anche nell'ambito della solidarietà. E ci sono persone caratterizzate da problemi di salute, continuano a combattere la loro battaglia con un'estrema dignità e la conquista di queste persone è rappresentata dalla normalità, continuano a vivere nella normalità. Venerdì, vigilia dell'Immacolata, lei patrocina, organizza una nobile iniziativa in quel di Pramaggiore. Ce ne vuol parlare? Sì, buonasera a tutti. Sì, sono Katie Ciuto di Pramaggiore. Mi è stata data questa opportunità di venire qui al TG, di invitarvi appunto al venerdì 7 dicembre a Pramaggiore, dove si terrà il Natale degli Angeli. Natale degli Angeli perché l'idea è nata in quanto avevo il piacere di ricordare una persona a me molto cara, Luana, che ora non c'è più, ci sta ascoltando dall'assù del cielo. Il secondo desiderio appunto perché parlando di angeli il pensiero viene appunto a parlare di bambini. Grazie all'associazione AIL ho avuto l'opportunità di conoscere l'associazione Sogni, un'associazione la cui presidenza va a Rudy Zanatta, è una persona grande, di nome e di fatto, se non ero è stato anche qua lunedì scorso qui al TG. Questa associazione Sogni ha come obiettivo quello di aiutare a realizzare i sogni di quei bambini. Io li definisco angeli guerrieri dalle ali d'oro, bambini che stanno lottando contro la vita. Questa associazione dà loro l'opportunità, a loro e ai loro familiari, di uscire dalla quotidianità degli ospedali e delle terapie e di poter entrare in una dimensione
più spensierata. Ecco, chiaramente Katie, hai avuto un piccolo lapsus, non combattono contro la vita ma combattono contro la malattia, ovviamente, perché sì. vogliono in qualche modo vincere la loro battaglia con la vita. Noi abbiamo anche dei punti di riferimento molto importanti che riguardano l'eccellenza sanitaria nazionale e internazionale, anzi ci si meraviglia che a pochi giorni dalla fine dell'anno non si sia trovata una soluzione per rinnovare il contratto di precari che lavorano per salvare le vite umane. Questo è inaccettabile e l'opinione pubblica dovrebbe in qualche modo anche un po' ribellarsi. Che cosa possiamo fare noi comuni mortali per incentivare la ricerca? Allora, beh, contribuire con il nostro sostegno, soprattutto io in questa occasione ho scelto proprio di donare una parte dell'incasso della giornata a questa associazione che è fatta di persone, di volontari che dedicano il loro tempo ad aiutare questi bimbi e queste famiglie. Io stessa nel mio percorso, nella mia vita, ho sempre cercato nel mio piccolo di aiutare e di interagire nel volontariato. E oggi come oggi la mia attività mi ha permesso proprio di fare questo e di contribuire ad aiutare queste piccole associazioni. E speriamo che ci siano imprenditori illuminati come lei che riescano in qualche modo a sostenere queste associazioni, perché se noi donassimo almeno un po' del nostro contributo, certo, credo che molti problemi risolveremo. Ringraziamo. Voleva aggiungere? No, volevo dire contributo in forza umana, ma anche a volte semplicemente bene. Un euro, 100 persone, da una cifra anche importante. Certamente, certamente. Da una piccola goccia si può arrivare a un oceano di solidarietà. Esatto. Ringraziamo Katie Ciuto, restituiamo la linea alla redazione centrale. Grazie. Grazie, con Chiara Daggiau, consigliere regionale del Partito Democratico in Friuli Venezia Giulia. Beh, riparliamo di nuovo di questa finanziaria regionale ed in particolar modo anche sulla rete famiglia, anche differenze uomo-donna, perché so che insomma ci sono delle prese di posizioni importanti. Sì, certo. Insomma, è una delle novità che sono state presentate oggi, anche se l'assessore Rosolin l'aveva in qualche modo preannunciata e avevamo già sottolineato il nostro disaccordo con questa linea che la Giunta vuole tenere. Oggi un emendamento in finanziaria stanzia 100.000 euro per dare vita a una rete delle amministrazioni pubbliche per scambiarsi le buone pratiche per quanto riguarda il concetto di famiglia come nucleo della vita e tutto ciò che è finalizzato a valorizzare le differenze fra uomini e donne. Ecco, allora questo provvedimento, che di per sé ovviamente quando si parla di famiglia no, non possiamo non essere d'accordo, in realtà va messo in fa il paio con il primo provvedimento che questa giunta ha fatto 6 mesi fa, che è stato quello di uscire da un'analoga rete di pubbliche amministrazioni che serviva invece a scambiare le buone pratiche per tutto ciò che si poteva fare contro la discriminazione sull'orientamento sessuale. Allora, ed è proprio quella frase, la valorizzazione della diversità fra uomo e donna, che ci fa pensare, perché è evidente, e ho visto anche il testo del vostro quesito di oggi, no, rispetto alle vicende di Codroipo sulle bambole, i bambolotti di colore, che per questa giunta tutto ciò che è diverso va reso invisibile. La stessa giunta proprio in diretta ci ha anche detto che da un certo punto di vista assolutamente non sarà così, cioè la presa di posizione è stata un po' ricalibrata. Certo, lei fa bene a dire, io sono contenta se questa è la posizione. Purtroppo la cosa che va sottolineata è proprio il valore fortemente simbolico che viene dato a queste dichiarazioni, a queste sparate che vengono fatte, che nascondono in realtà poi un modo di pensare e una cultura che io non temo di definire razzista, che si sta cercando di far passare, per cui le persone che in qualche modo si distinguono dal nostro modo di pensare, che sono diverse per cultura, per origine, per orientamento sessuale,
queste persone non vanno considerate perché sono le eccezioni rispetto a ciò che è la normalità. Io credo che questo modo di pensare sia molto pericoloso, che poi il tornare indietro da queste posizioni sia molto difficile e facciamo tutti quanti invece un passo indietro dal punto di vista culturale, perché la nostra comunità civile o è una comunità inclusiva oppure diventa una comunità di pochi in cui a farne le spese oggi possono essere gli omosessuali, possono essere gli stranieri, ma domani potrebbe capitare a chiunque di noi per qualche motivo ritenuto diverso. Grazie Chiara Daggiau per essere stata con noi. Apertura oggi a Pordenone degli ambulatori medico-sportivi nella sede del CONI, una giornata attesa da 18 anni. Servizio. Questo era un impegno che si era presa Calima, mi ero preso anch'io, come ben sapete. Ovviamente le cose in Italia sono difficili da fare e da realizzare coi tempi. Devo ringraziare pubblicamente il sindaco e l'amministrazione comunale per lo sforzo finanziario che hanno fatto per mettere a norma questi spazi e dargli a disponibilità della medicina sportiva. Io mi auguro che questo sia un punto di riferimento per la salute degli sportivi della provincia di Pordenone e non solo. Per il 2019 abbiamo degli impegni abbastanza importanti da accompagnare, che come ben sapete sono gli europei under 21 di calcio tra Trieste e Udine. Poi abbiamo grandi manifestazioni che insieme alle federazioni e società sportive stiamo organizzando e poi soprattutto cercare di aiutare le nostre società sul territorio da tutti i punti di vista. Quello che facciamo per quanto riguarda la medicina sportiva oggi, per quanto riguarda la fiscalità, per quanto riguarda ciò che ci aspetta con la riforma, che io non ritengo tale, del mondo dello sport nazionale. C'era un centro dedicato sostanzialmente alla medicina dello sport e alle branche che afferiscono a questa disciplina, perciò sicuramente la cardiologia, la fisiatria, la fisioterapia, però il centro sarà sostanzialmente il movimento e tutto quello che ha a che fare con il movimento attorno allo sportivo, quindi un aspetto sanitario legato alla cura di tutte le problematiche del movimento nello sport, perciò sarà un centro comunque abbastanza esaustivo per le prestazioni che fornisce. Per accreditarsi adesso attendiamo i tempi tecnici dell'aspetto formale, che avranno un loro iter che avvieremo quanto prima. Il Comune, da quando si è insediato, come lei ben sa, ha visionato tutte quante le strutture dello sport, dove si fa lo sport ma dove si gestisce anche lo sport, e questa struttura del CONI provinciale che è collocata in Pordenone aveva un'attesa di 18 anni, appunto, come si dice, per completare questa bellissima struttura dell'ente gestore dello sport italiano, e abbiamo subito provveduto come amministrazione comunale e anche come assessorato ai lavori pubblici a provvedere a completare la struttura con le finalità importanti che il CONI si era dato nel Pordenonese, quello di creare una struttura ambulatoriale per poter sopperire alla richiesta delle visite mediche per praticare lo sport. Con Tiziana Ramonte, che è consigliere comunale a Porzia, ma anche delegata a Villa Dolfin, ben ritrovata, perché domani ci sarà, se non erro, un incontro sul bilancio partecipativo a Porzia. Sì, approfitto per ricordare questo appuntamento. Dopo 4 riunioni, assemblea di quartiere per presentare questo progetto che è alla prima edizione, ci sono stati in programma 2 laboratori pratici. Per chi non conosce questo progetto, chi non ne ha sentito già parlare anche qui, è un progetto in cui i cittadini di Porcia hanno occasione di presentare le loro idee, i loro progetti per un tetto massimo di 70.000 euro ciascuno, 100.000 euro totali, che poi verranno votati dagli stessi residenti pugliesi. Abbiamo pensato a 4 incontri di programmazione che sono stati partecipati a circa una quarantina di persone l'una, e poi a 2 laboratori pratici in cui amministratori, cittadini e anche tecnici del comune si sono interfacciati, si sono conosciuti e hanno potuto affinare, diciamo, i loro progetti. È uno,
diciamo, un progetto in cui crediamo tanto, perché questa amministrazione si è sempre distinta per credere molto nella partecipazione, nel coinvolgimento e nella possibilità anche per i cittadini di contribuire, di dare il proprio contributo alle scelte, ma anche di conoscersi, di mettersi in relazione, di scambiarsi i numeri di telefono e credere in questo modo di fare, in questo modo di incidere anche sulla vita politica amministrativa del comune. Quindi l'invito è, se hai un'idea oppure se hai già partecipato a una delle assemblee oppure non hai mai avuto occasione, domani sera alle 20:30 all'auditorium Zanella delle scuole medie ci sarà l'ultima opportunità, diciamo, per incontrarsi e capire come presentare il proprio progetto. Poi inizierà la fase invece di verifica della fattibilità dei progetti e poi con l'inizio dell'anno nuovo il caricamento dei progetti sul sito e il voto, che sarà la parte, forse anche questa una fase democratica, claro, perché poi saranno i cittadini a votare i loro stessi progetti. Quindi a domani. Tra l'altro la prossima Rurai Piccolo ci sarà un altro appuntamento, se non erro. Sì, è stata la prima occasione per poterlo dire stasera. Abbiamo in programma, il sindaco mi ha detto di annunciarlo anche qui stasera, perché era un'occasione, l'occasione era propizia. È appena partito un cantiere molto importante in via Gabelli. Ha avuto alcune problematiche che non dipendono da noi. Adesso è partito, è cambiato anche l'ordine con cui si procede, dal momento che per non interferire con le festività e le attività commerciali. E questa è stata l'occasione per dire: incontriamo la cittadinanza, parliamo dei progetti in corso, dei progetti futuri, che sono tanti, parliamo delle piste ciclabili in via delle Acque, in via Montecavallo, ma anche il trasferimento della farmacia, il primo lotto del parco di Villa Correr, la nuova casa di riposo, insomma sono tante le cose di cui parlare con i residenti di Rurai Piccolo, lunedì prossimo alle 20:30 alle scuole elementari. Grazie a Tiziana Ramonte per essere stata con noi, continuiamo il telegiornale, la ritroveremo ovviamente nelle prossime edizioni del notiziario. Andiamo in Veneto perché c'è l'ospite con Rosario Padovano, vediamo anche se ci sono degli aggiornamenti relativamente a quell'incidente in A28 che abbiamo detto in apertura. Rosario, a te la linea. Grazie Alessio Conforti. Dunque, sì, proprio in questi minuti ci hanno avvertito che nessuno dei tre coinvolti dovrebbe rischiare la vita. Trattasi di lavoratori di origine campana che abitano nella vicina provincia pordenonese, che erano reduci da un intervento qui nella zona di Porto Gruaro. La polizia stradale di Pordenone sta seguendo il caso per i rilievi di legge e in questo momento attualmente gli agenti si trovano appunto in ospedale in attesa dei referti. Con Alessandro Zanon possiamo sicuramente affrontare temi legati al territorio. Tra l'altro giovedì prossimo ci sarà il procuratore capo di Pordenone Raffaele Tito, che parlerà qui a Porto Gruaro del progetto della rete antiviolenza, un vero e proprio modello di riferimento non solo per il territorio ma anche per tutta Italia, perché comunque è una rete molto efficace. E voi a Teio Veneto omaggiate le donne che hanno contribuito a migliorare l'umanità, non solo la società. Sì, è una delle tante iniziative che abbiamo promosso anche assieme ad altri comuni del territorio del Porto Ruarese a favore appunto del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Abbiamo proposto questa esposizione che rimarrà usufruibile al pubblico fino al 9 dicembre prossimo. È una piccola goccia, però appunto sappiamo che è un piccolo contributo che diamo a una tematica importante, quella della violenza, in questo caso contro le donne, che sta mietendo e continua a mietere diverse vittime, e lo vediamo purtroppo nella cronaca quasi quotidiana. Però ovviamente, io ho visitato la mostra in anteprima, Zanon, voi omaggiate le donne che non necessariamente sono al centro di storie di violenza, ma che forse possono dare un contributo per, come dire, migliorare dal punto di vista della parità la nostra società. Esattamente, ecco. Abbiamo scelto 100, ma potevano essercene molti di più, che hanno significato qualcosa nella storia, nell'ambito culturale, religioso, sociale, politico, sportivo.
e ce ne sono appunto 100, ognuno ha qualcosa da raccontare, l'abbiamo fatto in modo semplice, in modo che al visitatore rimanga qualcosa dentro di sé, indipendentemente dal sesso, sia chiaro. E ci sono anche dei personaggi, questa è una cosa curiosa che mi ha colpito molto, dell'antichità. Prima di Cristo. Assolutamente sì, e ci sono per una motivazione che appunto sono riportate nella didascalia sotto riportata. Bene, ringraziamo dunque Alessandro Zanon, è davvero tutto per il momento dal Veneto. Restituiamo la linea alla redazione centrale, ricordandovi che poi c'è la parte dedicata al nostro territorio con le ultime notizie e servizi. Grazie Rosario, hai fatto bene a ricordarlo. Chiudiamo questa prima parte del telegiornale, appunto perché poi ovviamente l'informazione non si ferma ma continua prima da Udine e poi nel Veneto, con un servizio, la mostra su Sironi, il viaggio tra i dipinti raccontato dall'assessore Piero Tropeano a Pordenone. Dopo il servizio tutto quello che riguarda il meteo, l'andamento borsistico, e dopo il break pubblicitario, come dicevo poc'anzi, ancora le notizie da Udine e poi dal Veneto. A seguire vi ricordo il punto dello sport curato dal collega Pierpaolo Simonato. Da Pordenone è tutto, grazie per averci seguito, restate con noi perché l'informazione non si ferma ma continua. Certamente la mostra di Mario Sironi è un evento importante per la città di Pordenone, una mostra voluta fortemente da questa amministrazione e certamente anche dal mio assessorato, dall'assessorato alla cultura. Sironi, Mario Sironi, è un artista di punta del secolo scorso. In questa mostra noi ripercorriamo circa 10 anni della sua carriera artistica, una carriera artistica che culmina con eventi importanti a livello d'Italia, a livello della nostra nazione, eventi come la Prima Guerra Mondiale, eventi come l'avvento del fascismo. Quindi in questo momento possiamo dire benissimo che questa mostra vive un po' il tempo in cui è vissuto Sironi, che adesso andiamo a vedere insieme. Sicuramente il percorso di Mario Sironi inizia con le sue esperienze intorno a quello che l'epoca prevedeva, cioè c'era un fermento di tipo legato al futurismo, legato al suo amico Boccioni. Lui inizia proprio con un inquadramento, e dietro di me c'è proprio un'espressione molto bella della sua attività pittorica che richiama quello che è tutto il mondo del futurismo, e poi prosegue ancora su questa strada. E non poteva mancare sicuramente in Sironi quello che è il mito della velocità. Qui è ripreso in queste sue due bellissime opere, dove raffigurano un ciclista, il ciclista. Quindi dove si vede coerentemente con il periodo in cui ha vissuto proprio l'interpretazione della velocità, l'interpretazione del movimento e l'interpretazione di un'arte che sicuramente è figlia del suo tempo. Sironi ha voluto immortalare i paesaggi urbani nella loro crudezza, nella loro naturalità. Infatti quello che vediamo alle mie spalle è proprio un classico paesaggio urbano di Sironi, in cui si vede proprio la sua immagine nella sua bellezza, ma soprattutto nella sua minima dimensione. Quindi vediamo le strade, vediamo quasi sempre percorse da un bus o da un autoveicolo, ma è proprio l'arte di Sironi, ispirata ai paesaggi urbani, ispirata a quella Milano in cui lui soggiornò per tanto tempo, oltre che a Roma. E dopo i paesaggi urbani vediamo tre dei capolavori di Sironi, che esprimono tutta la sua arte, tutta la sua ricerca proprio dei particolari. Abbiamo qui proprio dietro l'architetto, poi vedremo la solitudine e poi vedremo il pescivendolo. Sono tre momenti importanti della sua carriera artistica. Sironi pittore, ma non solo. Sironi ha pubblicato per tante riviste. Qui vediamo dietro di me il Popolo, lui ha pubblicato tante opere, chiamiamole vignette di allora, lui pubblicava tantissimo, questo lo faceva anche perché Sironi in quel periodo doveva anche vivere, e quindi sicuramente questo gli dava la possibilità di avere un reddito. Lui pubblicava sia per quanto riguarda
vignette su quella che era l'epoca, quindi qui vedremo anche delle situazioni collegate appunto al regime di allora, al regime fascista, ma anche vedremo dall'altra parte situazioni legate alla Prima Guerra Mondiale, dove appunto metteva in evidenza quelli che erano i protagonisti della Prima Guerra Mondiale. Abbiamo appena visto le immagini di un Sironi poliedrico, un Sironi che ha richiamato quella che era un po' l'arte di De Chirico, quindi abbiamo visto delle immagini di un Sironi metafisico, un Sironi che ha interpretato a suo modo quella che era una corrente di quel periodo e soprattutto quello che veniva fuori da un artista molto importante, Giorgio De Chirico. Concludiamo questo nostro breve percorso che vuole essere solo un momento di raffigurazione di quello che è un itinerario che dovremmo assolutamente vedere di persona e che ci ha portato a inquadrare un artista poliedrico, un artista che ha percorso tutti i percorsi culturali di quel periodo, tutti i percorsi storici. Per questo vi invitiamo a venire in Galleria Bertoia e a vedere una mostra sicuramente unica nel suo genere, unica in Italia, perché ha opere provenienti da collezionisti privati che non sono state mai messe insieme. Buonasera, correnti atlantiche interessano la regione a momenti più umide, a momenti un po' più secche. Nei bassi strati però domina in genere aria più umida, da cui una nuvolosità più persistente che interessa di solito le zone orientali della regione, come è successo oggi. Per quanto riguarda domani, prima di tutto nella notte cielo in prevalenza coperto, sulla regione possibilità di foschie in pianura e forse anche qualche nebbia. Domani invece nel corso della giornata aria più secca porterà di nuovo il sole su gran parte del territorio dopo una mattinata in cui potranno esserci ancora delle nebbie o locali nubi basse, specie sulle zone sudorientali. Domani giornata anche piuttosto mite con temperature che dovrebbero salire ben oltre i 10 gradi su pianura e costa nei valori massimi e anche in montagna sarà mite visto che lo zero termico si porterà oltre i 2000 metri. Poi dell'aria fredda arriverà nel pomeriggio sera in quota e porterà un raffreddamento per la giornata successiva, quella di mercoledì, quando però tornano nubi a insistere sulla regione, che saranno un po' la caratteristica sia di mercoledì che giovedì, senza che si abbiano però piogge o nevicate. Queste arriveranno probabilmente sulla regione sabato si presenta l'occasione per una perturbazione che potrebbe portare la neve in montagna, ma ne parleremo con più ovviamente attenzione, anche più attendibilità della previsione nei prossimi appuntamenti. Buona serata a tutti. La Pax siglata tra USA e Cina sul fronte dei dazi durante l'ultimo G20 di Buenos Aires ha ridato slancio alle borse europee, con Milano che si è piazzata al primo posto grazie al più 2,26% del FTSE MIB e il più 2,22% dell'All Share. La schiarita sul fronte commerciale ha così convinto gli investitori a tornare con più convinzione sull'azionario, premiando soprattutto tech e automotive. A spingere i listini ha contribuito anche il rally del petrolio, con l'intesa Russia-Arabia Saudita sui tetti alla produzione in vista della riunione OPEC a Vienna e l'annuncio della provincia canadese dell'Alberta di un taglio temporaneo alla produzione di greggio. A Milano gli acquisti si sono concentrati su industriali e tecnologici più sensibili della tregua dazi. Bentornati dunque, gentili amici e amiche, la visione all'ascolto prosegue, l'informazione su TPN per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia. Abbiamo tanti servizi e un ospite, allora come sempre agevoliamo il treno dei servizi. Il 29 novembre si è svolta l'undicesima giornata di servizi straordinari di vigilanza denominata Operazione Stazioni Sicure 2018. Questi accertamenti disposti su tutto il territorio nazionale dal servizio della Polizia Ferroviaria, in aggiunta al quotidiano lavoro di controllo e prevenzione svolto dalle donne e dagli uomini della Polfer, hanno lo scopo di rendere ancora più sicura la vita di chi viaggia o frequenta il mondo ferroviario, in particolare in vista dell'approssimarsi delle feste di dicembre. La Polfer è stata impegnata in tutta la regione in una serie di servizi mirati di prevenzione dei reati e controlli della sicurezza in ambito ferroviario.
con particolare riguardo ai convogli, alle stazioni, agli obiettivi sensibili lungo le linee ferroviarie, nonché ai passeggeri e bagagli. Nell'intero territorio regionale sono stati impegnati 81 operatori, i quali, nell'arco dell'intera giornata, hanno controllato 21 scali ferroviari ed ispezionato numerosi bagagli, sia depositati sia al seguito dei viaggiatori. Sono state identificate 90 persone, di cui 2 indagate in stato di libertà, e sono state elevate alcune sanzioni amministrative. Nella provincia di Gorizia l'attenzione degli agenti si è concentrata sulla stazione del capoluogo, punto di arrivo e partenza di un notevole flusso pendolare, e sul nodo di Monfalcone, importante punto di transito del traffico proveniente da Gorizia Trieste e dalla ex Jugoslavia. I carabinieri della stazione di Palmanova hanno deferito in stato di libertà per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 24enne residente nella zona. Il giovane, già sottoposto alla misura della sorveglianza con l'obbligo di firma, a seguito di perquisizione domiciliare, addosso al ragazzo sono stati trovati 16,07 grammi di marijuana posta sotto sequestro. I carabinieri della stazione di Ampezzo hanno deferito in stato di libertà per l'ipotesi di reato di truffa un 40enne calabrese. Questi, dopo aver fatto accreditare la somma di 750 euro per l'acquisto di una turbina per neve, ha omesso di consegnare al cliente quanto pattuito. Cristian Sergo, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, è venuto a trovarci in studio. Allora, Sergo, la domanda nasce spontanea, finanziaria. Nero su bianco è stato gettato, adesso inizia tutto l'iter che porterà poi al voto di bilancio entro Natale. Positiva, negativa, cosa c'è che non va? Diciamo X come al solito. Ci sono cose che possono essere anche positive all'interno del testo presentato. Noi abbiamo passato gli ultimi 5 giorni in commissione, ancora non si è arrivata all'approvazione, servirà ancora un passaggio a lunedì mattina. Solo per la commissione, poi si vedrà a metà dicembre come giustamente anticipato. Ma ci sono anche delle cose che lasciano perplessi. C'è una decisione di fare 319 milioni di euro di debiti per i prossimi anni, dopo che per anni si è fatta un'operazione di abbattimento del debito, e quindi diciamo, si diceva che c'erano pochi investimenti da fare in questa regione, ma non è esattamente così. Gli investimenti si facevano anche prima, il problema è capire dove si investiva. In cosa? In quali opere? Una curiosità, dove sono stati investiti secondo lei nella precedente legislatura i soldi e poi quelli che invece sono da investire ora nei prossimi 5 anni? Ma nella precedente legislatura si sono spesi milioni di euro per alcune opere che però alcune non hanno ancora portato alcun beneficio. Penso ai dragaggi di Porto Nogaro, che si sono spesi 16 milioni di euro quasi e ancora sono lì da completare. Tant'è che adesso mettiamo altri 4 milioni di euro per l'accesso al porto, quindi non solo per i dragaggi ma anche per altre opere. Ma questo è un esempio, poi c'è la variante di Dignano che sono altri 20 milioni di euro ed è ancora lì con tutte le polemiche, con tutto quello che sta comportando anche per quanto riguarda il tagliamento. Il polo intermodale di Ronchi va bene, è stato realizzato, ma vediamo tutti quanti che il parcheggio mega galattico che è stato fatto è mi praticamente permetta di dire con quello che costa, con quello che esatto, costa sì, e poi ci saranno ancora dei problemi da qui ai prossimi anni per capire poi effettivamente chi usufruirà quell'opera e se le stazioni di Cervignano e Monfalcone verranno chiuse o tenute aperte. E questo è il grande interrogativo che ancora nessuno vuole toccare, ma di sicuro 3 stazioni in 10 chilometri non possiamo mantenerle. D'altronde si parla di alta velocità, di velocità di comunicazione, scambio culturale tra l'aeroporto di Ronchi dei Legionari e di Venezia, treno e volo per cercare di dare una spinta in più in attesa di capire cosa succederà poi con l'apertura della terza corsia, quando succederà. Chiaramente, certo. No? Il problema è che invece adesso con questi 319 milioni di euro di investimenti 11 solo andranno per opere che riguarderanno l'ambiente, una ventina per le attività produttive, e questo secondo noi è sbagliato. Cioè, ci sono tantissime opere, se ne parla da anni, che andrebbero realizzate, ma anche opere di bonifica del nostro territorio. Noi abbiamo ancora molte parti della laguna, delle nostre zone industriali che sono bonificare. Abbiamo aree come il Cellina Meduna ancora con i suoi cumuli di amianto belli fermi lì, si dice sempre serviranno milioni di euro e quindi non si spostano da lì. Se uno vuol fare un investimento serio è giusto che lo faccia, soprattutto in questi tempi anche sull'ambiente,
se pensiamo appunto che su 300 passa milioni solo 11 andranno per dissesto idrogeologico e altre opere, è vero che ci sono le opere ovviamente che dovranno venire dallo Stato, è vero che ci sono già fondi stanziati, ma è anche vero che ci sono fondi stanziati da una cinquantina d'anni che non si sono mai utilizzati. Senta Sergio, poi chiudiamo perché sennò rischiamo di sforare. Roma chiama, Trieste risponde? Quello che accade a Roma, come lo state guardando da Trieste? Questo contratto? Il contratto va avanti, è chiaro che noi abbiamo sempre detto che quello che succede a Roma non impatta poi più di tanto in quello che avviene in Friuli Venezia Giulia. Noi continuiamo a portare avanti le nostre istanze, come questa ovviamente, chiedendo che si facciano le cose utili ai cittadini e non solo a poche persone. A Roma ovviamente c'è tutto un'altra situazione, un altro discorso. Noi speriamo che questo governo vada avanti, ma più che voragini, voragini, noi speriamo che questo governo vada avanti e raggiunga gli obiettivi che si è prefissato, ovvero cambiare l'Italia anche in rapporto con la Unione Europea. Pari e patta tra il Sassuolo e l'Udinese alla fine di un match che ha regalato ben poche emozioni e che soprattutto per quanto riguarda il Sassuolo, che non vince in casa da 4 partite, sfuma la possibilità di restare in Europa League. Buono invece il pareggio per quanto attiene la formazione allenata da Nicola, che allunga, approfittando anche della sconfitta del Bologna, di 2 lunghezze rispetto alla zona calda della retrocessione. Dunque una partita, ripeto, che non ha riservato grandi emozioni né da una parte né dall'altra. C'è stata una buona opportunità per Berardi al 64esimo, che è comunque stato rintuzzato per ben 2 volte dalla retroguardia bianconera. L'inserimento di Matri ha creato un po' di vivacità all'attacco emiliano, ma alla fine lo 0-0 rispecchia un pochino quello che è stato l'andamento della gara. Una sola sostituzione rispetto alla partita vinta contro la Roma da parte di Nicola, è entrato Pezzella al posto dell'infortunato Shamir, mentre Lasagna, che nonostante tutto non è stato impiegato per il primo minuto, è stato invece mandato in campo quando la partita era praticamente decisa. Nessuna nota positiva per quanto riguarda De Paul, che ha stentato molto ad entrare in partita, ma è ovvio che non si può sempre giocare al massimo della condizione. Dunque si allontana un pochino la Serie B, 3 punti, un punto con il Sassuolo a Reggio Emilia e 3 con la Roma. Beh, insomma, tutto sommato l'arrivo di Nicola Udine ha portato un po' di punticini che serviranno soprattutto sotto il profilo psicologico a dare quella spinta alla squadra per allontanarsi definitivamente da una posizione in classifica che onestamente non le appartiene, considerato quello che è il valore degli effettivi, anche se poi il collettivo qualche volta difetta. Per quanto riguarda la testa della classifica, nulla cambia, la Juve allunga 11 punti sul Napoli, ma anche giocherà stasera a Bergamo contro l'Atalanta, una formazione che riesce a vincere a Firenze, dove soprattutto per la Juventus non è mai facile giocare, quindi per quanto attiene le posizioni di testa credo che questo campionato abbia ben poco da dire. Interessantissima invece la coda, dove molte squadre sono lì a 1.2 da quella che è la retrocessione, che naturalmente tutte vogliono evitare. Non ci sono altre ultime ore dell'ultimo momento e dunque non resta che chiudere. Dopo il break pubblicitario la linea passa ai colleghi della redazione del Veneto per le notizie e i servizi da quella regione. Grazie gentili telespettatori, Gruaro è dunque di 3 feriti, di cui 2 gravi. Il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato poco dopo le 17.30 al chilometro 3 della carreggiata dell'autostrada 28 tra l'area di servizio di Gruaro Est e l'uscita di Sesto Regna. A pochi chilometri dal luogo sabato rimase ferito un automobilista tedesco che si è ribaltato con un furgone con 3 lavoratori napoletani a bordo. Erano reduci da un intervento lavorativo completato a Porto Gruaro e stavano rientrando a Villotta di Chions, località in cui sono domiciliati. 2 di loro, liberati dai vigili del fuoco, sono stati ricoverati all'ospedale portogruarese. I rilievi sono stati eseguiti dalla Polstrada di Pordenone. E ancora un inizio di settimana angosciante per colpa degli incidenti sull'autostrada A4. Oggi ce ne sono stati 2. Il più importante in termini di disagi si è verificato alle 7 sulla rampa dello svincolo di uscita del casello di Porto Gruaro e ha visto protagonisti una corriera, un furgone e un camion, provocando una coda di 15 km.
In precedenza a Sastino, attorno all'1.30, un furgone aveva tamponato un mezzo pesante, sempre in carreggiata ovest verso Padova. Un trentenne cinese residente a San Donà è stato ricoverato per un politrauma, ma non rischia la vita. I due eventi non sono collegati tra di loro. Di sicuro in pochi si aspettavano un lunedì così problematico. Il bilancio non contempla feriti. Dopo mezz'ora le code di mezzi pesanti hanno raggiunto quota 15 km. Nella notte appunto c'è stato questo incidente con un furgone a Sastino che ha centrato in pieno un mezzo pesante, un camion. L'autista di origine cinese se la caverà. In via di risoluzione l'incidente avvenuto questo pomeriggio sulla carreggiata del raccordo Marco Polo in direzione della tangenziale di Mestre. Sono due le auto coinvolte, una delle quali entrata in contromano sulla bretella dallo svincolo di Dese, che ha impattato semifrontalmente con un'altra vettura che viaggiava regolarmente in corsia di sorpasso. I due conducenti risultano feriti e sono stati presi in carico dal personale del SUEM e trasferiti in ospedale a Mestre. Attualmente la carreggiata rimane chiusa per la rimozione dei mezzi incidentati e la pulizia del fondo stradale interessato da diversi detriti. Sul posto operano Polstrada e Vigile del Fuoco, oltre a ausiliari di CAV coordinati dal centro operativo di Mestre. Riapertura del raccordo in tangenziale è prevista in questi minuti. Nel frattempo il traffico rimane deviato su Campalto. E ora un servizio da Montagnana per un episodio curioso che ha visto intervenire i pompieri. Episodio di cronaca curioso questa mattina. All'una circa i vigili del fuoco sono intervenuti in piazza Vittorio Emanuele a Montagnana, Padova, per un uomo arrampicatosi sull'albero di Natale allestito di fronte alla chiesa. All'arrivo dei pompieri, accorsi con due automezzi tra cui l'autoscala, l'uomo è sceso autonomamente dalla pianta ed è stato preso in cura dal personale del SUEM 118. Sul posto anche i carabinieri. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora. Viene in mente una celeberrima scena del film Amarcord di Federico Fellini, protagonista allora Ciccio Ingrassia. Autunno in salute, martedì 4 dicembre, l'ultimo appuntamento dedicato all'incontro tra la cittadinanza e il medico. La serata si svolgerà alle 20.30 a Musile di Piave, alla sala polivalente Fallaci del Centro Culturale Bressanin Sicher, alla presenza del dottor Paolo Sorrentino, operativo all'ospedale civile di San Donà. Inaugurata la nuova casa di riposo a Jesolo, un'opera attesa da decenni, il servizio lo firma il collega Alessio Conforti. Alla presenza del Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, è stata inaugurata ieri pomeriggio a Jesolo la nuova casa di riposo. Tanti i residenti presenti al taglio del nastro, un'opera attesa da decenni e giunta al termine dopo circa 2 anni di lavoro. Il nuovo centro servizi Stella Marina si inserisce in un'area di 15.000 metri quadrati, 2.500 di questi dedicati all'edificio di 3 piani, un ampio spazio verde all'esterno e una viabilità con parcheggi per ulteriori 4.000 metri quadrati, efficiente in termini di sostenibilità ambientale grazie anche ai sistemi per il recupero dell'acqua piovana e pannelli fotovoltaici per l'energia elettrica. La struttura è suddivisa in 4 blocchi, suddivisi per colore, dedicati ai nomi dei venti Scirocco, Bora, Grecale e Maestrale, e da 30 posti letto ciascuno, per un totale di 120, 90 dei quali accreditati dalla Regione del Veneto. A pieno regime la struttura prevede anche l'occupazione di circa 100 persone, tra personale sanitario e soprattutto assistenziale e ai servizi generali, una parte del quale, per ragioni di comodità, proverà dal territorio jesolano. La struttura è stata creata da un investimento totale di 10 milioni di euro. L'ospedale di Jesolo, a distanza di 91 anni, torna a svolgere l'attività per quale è nato, cioè tornerà ad avere un ruolo di primo piano nel consorzio provinciale antitubercolare. Ci saranno le cure elioterapiche. Domani, martedì 4 dicembre alle ore 12, nel reparto di medicina fisica e riabilitazione, primo piano sopra il pronto soccorso, il direttore generale Carlo Bramezza presenterà il nuovo servizio di riabilitazione respiratoria pneumologica per pazienti che soffrono di una limitata capacità funzionale respiratoria.
realtà aumentata, nuova intervista del nostro collega Maurizio Conti a un consulente direzionale, Emanuele Prataviera. Con il dottor Emanuele Prataviera, consulente strategico, questa sera a Portogruaro per un convegno in cui si è parlato della realtà aumentata, cioè si è parlato del futuro. Ecco, dottor Prataviera, cos'è la realtà aumentata? È un'evoluzione della visualizzazione dei dati che può aiutare le persone, soprattutto le aziende, a essere molto più efficienti, come lo è stato il fax 40 anni fa, come lo è stato internet 30 anni fa, come lo è stato il cellulare una decina d'anni fa, in particolare lo smartphone, e come possono essere questi occhiali che rendono le persone, i lavoratori, molto più performanti nella loro attività, perché riescono a dare una serie di input e soprattutto a incrementare l'efficienza e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Ecco, lei nel corso del suo intervento ha sottolineato in maniera molto netta il fatto che non è un qualcosa, non è un sistema che sostituirà l'uomo, non è un qualcosa fatto per espellere manodopera dal sistema produttivo. No, è un sistema che viene pensato per aumentare l'efficienza, per ridurre gli infortuni e per quindi incrementare la sicurezza. È un sistema che va a interoperare con gli uomini, e come in passato si è usato il muletto e oggi si usano dei muletti elettronici, sempre l'uomo alle spalle che lavora per la manutenzione, lavora per dove il robot e la computazione non riesce ad arrivare. Ecco, abbiamo detto che la realtà aumentata è il futuro. Un futuro che è già patrimonio del sistema industriale italiano, in particolare del nord-est, oppure c'è ancora da lavorare? È un problema non solo del nord-est, è un problema di tutta Europa. L'Europa su questo è abbastanza indietro rispetto agli Stati Uniti e soprattutto all'Asia. Però siamo qui proprio a parlare perché un'azienda italiana, la Brembo, ha deciso di investire in questa tecnologia. La settimana scorsa eravamo all'interno dei loro stabilimenti a testare questi occhiali a supporto proprio dei loro lavoratori. Ci dicono dalla redazione sportiva che a Loano, in provincia di Savona, Antonio Fantini, nuotatore di Bibione, ha stabilito due nuovi record mondiali. Nella categoria S5 ha stabilito il world record dei 50 stile libero in 31 secondi 51, e poi il nuovo record del mondo nei 100 stile libero con 1.07.54. La portogruarese Gaia Moreto, grande star del successo dell'Imoco Conegliano in A1 donne, ieri pomeriggio al Palaverde di Villorba, dove le Pantere hanno battuto per 3-1 il Club Italia. Gaia ha giocato titolare in 4 set, segnando 10 punti con 2 muri. La capolista Novara tuttavia è ancora un po' lontana. In promozione a calcio, un grande Portogruaro ha asfaltato per 3-1 la Prodeco Montello, ma per quanto riguarda il Portogruaro dobbiamo parlare di un ex eroe della Serie B, Scozzarella, che ha giocato con il Parma a San Siro contro il Milan. Quanto tempo è passato quando lo si trovava come un ragazzo qualunque alla pizzeria da Mario durante i frequenti infortuni in Viale Trieste. Il Portogruaro non muore mai. Un Natale inedito a Portogruaro. L'amministrazione comunale ha deciso di investire sugli eventi del mese di dicembre e gennaio per offrire ai cittadini e visitatori un ricco programma di iniziative dedicate alle festività. Per tutto il mese di dicembre fino al 14 gennaio, ogni weekend in città ospiterà eventi, musica e spettacoli. Il calendario delle festività natalizie si apre con una attività concertistica al Teatro Comunale Russolo, con esperienze come gli ascolti guidati dell'opera del programma Fenice Metropolitana, ma il programma offre anche presentazioni di libri, incontri con gli scrittori, conferenze e dibattiti, reading poetici, spettacoli di teatro danza, spettacoli scenografici, mercatini di Natale. La maggior parte delle attività organizzate arrivano nella città di Portogruaro per la prima volta nel periodo natalizio, come ad esempio lo spettacolo itinerante Bianche Presenze o lo spettacolo con trampoli, danze aeree, danza acrobatica, giocoleria di fuoco, che si svolgerà sabato 8 dicembre, a cui seguiranno diverse repliche. Sabato prossimo le iniziative dovrebbero cominciare alle 16.
Molti saranno i concerti previsti, come ad esempio Natale con noi, sabato 15 dicembre alle 20.30, nuovo concerto sabato 22 dicembre alle 17.30 con Musicultura e Santa Cecilia, o ancora quello di domenica 16 dicembre alla Chiesa Parrocchiale di Lison e alle 21 al Duomo con il coro polifonico La Martinella. Domenica 23 dicembre il coro dell'Antoniano di Bologna si esibirà al Teatro Comunale Russolo e lunedì 24 dicembre, vigilia di Natale, in centro storico per tutto il pomeriggio Babbo Natale distribuirà doni ai bambini. Lunedì 31 dicembre per la notte di Capodanno l'amministrazione ha confermato la festa di Capodanno a partire dalle ore 19 con DJ set e l'esibizione del gruppo Absolute 5. Si proseguirà poi con la Befana in centro storico sabato 5 gennaio 2019 e il Natale in vetrina a cura di Confcommercio il giorno 14 gennaio alle 14.30. Le festività natalizie rappresentano l'occasione per riscoprire i valori, ha detto Maria Teresa Senatore, sindaco della città, che ha anche annunciato un'iniziativa molto particolare. Al posto degli abeti, per non offendere le popolazioni colpite dal maltempo, verranno impiantati due ulivi. Era questa la nostra ultima notizia dalla redazione di TPN Veneto, due ulivi, chiedo scusa, che troveranno posto in Piazza della Repubblica. Ed è davvero tutto adesso dalla nostra redazione veneta, linea al break e poi dopo il break buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci. Martedì, cielo sereno o poco nuvoloso, presenza di foschie dense e varie nebbie in pianura e in alcune valli, indiradamento almeno parziale durante le ore centrali, precipitazioni assenti, temperature in quota contenuta diminuzione. Sulle zone pedemontane e prealpine subiranno un moderato aumento soprattutto le minime. Altrove, valori stazionari o in leggero calo. Venti. In quota nord-occidentali, da tesi a moderati. Altrove deboli di direzione variabile, ma con possibilità di qualche locale rinforzo dai quadranti settentrionali in alcune valli. Il tema centrale del fine settimana riguarda certamente il Pordenone e su due fronti. Il fronte puramente sportivo, quello calcistico, perché è Pordenone sempre primo in classifica, ha pareggiato 1-1 con il Bolzano in rimonta. Per gli altri risultati, o per meglio dire, grazie ai risultati anche delle altre concorrenti, ha mantenuto il primo posto con un punto di vantaggio. La cosa però ancora più importante in ottica presente e anche futura è sicuramente il via libera che ha dato il presidente Mauro Lovisa con la sua famiglia a il crowdfunding, una parola inglese che è diventata molto famosa con Obama, ai tempi della prima presidenza Obama, che significa sostanzialmente raccolta di fondi. Nel caso del Pordenone Calcio si parla di azionariato popolare, vengono messe, come dire, in vetrina, vengono messe a disposizione di chiunque voglia aderire a questa sorta di OPA le azioni del Pordenone Calcio. Chiunque può decidere di prendere una quota costa 250 euro. Lo scopo sarebbe quello di arrivare a 500.000 euro entro marzo. Questo perché? Per, diciamo, rendere ancora più solide le basi della società e poter pensare con grande concretezza a un futuro tra i professionisti grandi del calcio. E quindi la Serie B innanzitutto, e poi chissà, visto che in fondo anche il Frosinone in Serie A, un pensierino al grande calcio si può sempre fare. Se ci pensiamo, qualche anno fa, diciamo una decina d'anni fa, quando il Pordenone faticava tra Serie D ed Eccellenza, sembrava già un miracolo poter pensare di arrivare in Serie C. Poi quando si è arrivati in Serie C la salvezza sembrava una cosa abbastanza complessa, infatti il primo anno abbiamo visto come è andata. Adesso che c'è il Pordenone stabilmente in Serie C e viaggia nelle posizioni di vertice, si può programmare anche un futuro di altro tipo. Sarà anche un buon termometro per la città, perché se la risposta sarà significativa,
si potrà capire che effettivamente anche da parte del mondo dell'imprenditoria, non soltanto dei piccoli tifosi, di quelli che vanno allo stadio, di quelli che hanno il Pordenone nel sangue, magari da 50-60 anni a questa parte, dicevo, ecco, anche da parte dell'imprenditoria vuol dire che c'è un interesse per la squadra che in questo momento è il simbolo della città ed esporta il nome di Pordenone in giro per l'Italia. Sempre sul fronte calcistico, si segnala ancora una volta il Chions che ha resistito a Pedavena contro l'Union Feltre, in questo caso parliamo di calcio di Serie D, e il Chions resta la grande sorpresa di questa Serie D. Devo dire una curiosità, un paio di miei colleghi lombardi mi hanno cercato per avere qualche informazione sul Chions, perché non sapevano esattamente dove fosse, sapevano che fosse che era una squadra friulana, però non sapevano esattamente dove fosse, volevano capire cosa poteva esserci dietro questa sorta di miracolo. C'è la programmazione, c'è l'entusiasmo, c'è il volontariato, c'è la disponibilità a fare con quello che si ha e c'è anche una grande lungimiranza. Quindi un applauso ancora al Chions, che lo ricordiamo, io lo ricordo spesso, una polisportiva, anche la squadra di pallavolo femminile che milita con onore in Serie B2 e che guarda caso sabato ha vinto ancora una volta 3-0 e quindi anche questa nelle posizioni di vertice. Tra i dilettanti l'ennesimo applauso lo merita il Maniago Libero, che continua a vincere con grande continuità, continua a essere in testa al suo campionato, e c'è un bellissimo duello con la Nuova Sacilese, che è la squadra o la società che è nata sulle ceneri della Sacilese storica dopo il triste fallimento ai tempi della Serie D. C'è questo duello molto significativo al vertice, Maniago Libero della prima categoria, Maniago Libero primo, Nuova Sacilese seconda, la distanza tra le due squadre è minima e tra l'altro sabato prossimo, ve l'anticipo, ci sarà proprio Maniago Libero Nuova Sacilese. È significativa anche in questo caso, al di là della differenza di luogo geografico, il Maniago Libero è espressione di Maniago in Pedemontana, Sacile è espressione dell'Alto Livenza. E anche ancora una volta, vediamo ancora una volta la storia di Davide contro Golia, perché Maniago Libero è una frazione di Maniago, una frazione orgogliosa, ci tengono a dire che loro sono di Maniago Libero e non di Maniago, mentre Sacile è il secondo centro della provincia ed è un colosso. Un'ultima notazione per il basket, il sistema di Pordenone ha vinto ancora, è sempre primo in classifica, e cosa altamente significativa, finora tra campionato e Coppa Regione ha sempre vinto, quindi un grande applauso anche al sistema, e chissà che con il sistema nel basket e con il Pordenone nel calcio, Pordenone in un tempo medio, nell'arco di 3-4 anni, possa tornare alla ribalta nazionale dello sport.